quasi 420 km all'ora in caduta libera. Masha Ferri, romana e campionessa mondiale nel paracadutismo di velocità. L'ha incontrata Stefano Orsini. Ci si lancia nel cielo e in quel momento scompare qualunque tipo di pensiero. Però su cosa si vede? Tutto. Si vede assolutamente tutto. Si vedono le case, si vedono le macchine, si vedono gli alberi, ma soprattutto si deve vedere la gloria. La gloria Masha Ferri l'ha raggiunta qualche settimana fa quando ha conquistato il titolo mondiale nella disciplina speed skydiving, divenendo di fatto la donna più veloce in assoluto. Ha iniziato a praticare il paracadutismo di velocità 3 anni fa, bruciando le tappe e vincendo diversi titoli, tra cui un campionato italiano e una medaglia d'argento europea. Il record del mondo è 418,25 km/h, considerando che questa è una media, perché comunque sia nei lanci si fanno delle velocità ancora superiori. Preparazione meticolosa, fisica e mentale, allenamenti e vestizioni senza tralasciare nessun dettaglio per praticare lo sport non motorizzato più veloce del mondo. Noi siamo veramente molto attenti alla sicurezza. Abbiamo dei paracadute nuovi, abbiamo diversi sistemi di allarme per misurare la quota, e attrezzature assolutamente affidabili. E poi in aereo per raggiungere quota 4.000 metri. Anche qui controlli accurati prima del grande balzo. 24 secondi fino a quasi 420 all'ora in caduta libera per raggiungere quota 1.700, dove iniziare a rallentare per poi aprire il paracadute. Uno sport descritto in 3 parole. Energia, libertà e passione. Migliaia di